della Santa siano con tutti voi. Una grande gioia pervade il nostro animo mentre siamo qui riuniti per dedicare a Dio questa chiesa di San Giovanni Evangelista, detta San Giovanni a Mare, con la celebrazione del sacrificio del Signore, l'Eucaristia. Partecipiamo con fervore a questi sacri riti, il religioso ascolto della sua parola, perché la nostra comunità, nata da un solo battesimo e nutrita alla stessa mensa eucaristica, cresca in tempio spirituale e intorno all'unico altare si rafforzi e progredisca nell'amore che lo Spirito Santo diffonde nei nostri cuori. Varcate le porte del Signore con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Fratelli e sorelle carissimi, prima di celebrare con rito solenne questa nuova Chiesa restaurata, supplichiamo il Signore Dio nostro perché benedica quest'acqua con la quale saremo aspersi in segno di penitenza nel ricordo del nostro battesimo, e saranno asperse anche le pareti e l'altare di questa Chiesa. Ci aiuti il Signore con la sua grazia, perché docili allo Spirito che abbiamo ricevuto, rimaniamo sempre fedeli nella Santa Chiesa. Padre Santo, luce e vita di ogni creatura, nel tuo immenso amore per gli uomini, non solo li sostieni con la tua provvidenza, ma con l'effusione del tuo Spirito li purifichi dai peccati e li riconduci sempre a Cristo, Capo e Signore. Nel disegno della tua misericordia hai voluto che l'uomo, immerso peccatore nelle acque del battesimo, muoia con Cristo e con lui risorga innocente alla vita nuova. Benedici e santifica quest'acqua, o Signore, che verrà aspersa su di noi e sulle pareti di questo santo tempio,
perché sia segno del lavacro battesimale che ci fa in Cristo nuova creatura e tempio vivo del tuo Spirito. Concedi, o Signore, ai tuoi fedeli, oggi raccolti in questa Chiesa e a quanti in futuro vi celebreranno i santi misteri, di giungere insieme nella Gerusalemme del cielo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre e Potere, Signore Figlio di Genito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che sono i peccati del mondo, ami i peccati di noi, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, ami i peccati di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, e fondi la tua grazia su questa dimora oggi a te dedicata, e vieni in aiuto a quanti invocano il tuo nome, perché con la luce della tua parola e la forza dei tuoi sacramenti la comunità cristiana sia confermata nella fede e nell'amore per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Risuoni sempre in questo luogo la parola di Dio, riveli e proclami il mistero di Cristo e operi nella Chiesa la nostra salvezza. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore: innalzate i campi di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Ecco, li conduco dalla terra del settentrione e li raduno dall'estremità della terra. Fra loro sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente. Ritorneranno qui in gran folla. Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni, li ricondurrò a fiumi ricchi d'acqua, per una strada dritta in cui non inciamperanno, perché io sono un padre per Israele. Efraim è il mio primogenito. Parola di Dio. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Allora si diceva tra le genti: il Signore ha fatto grandi cose per loro, grandi cose ha fatto il Signore per noi, eravamo pieni di gioia.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negev. Chi segna nelle lacrime metterà nella gioia. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni. Dalla lettera agli Ebrei. Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene costituito tale nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. A causa di questa, egli deve offrire sacrifici per i peccati, anche per se stesso, come fa per il popolo. Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. Nello stesso modo, Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato», gliela conferì come detto in un altro passo: «Tu sei sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec». Parola di Dio. Sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo». Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiamo». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbonì, che io veda di nuovo». E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore. Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo. Carissimi tutti, si incrina davvero la voce di commozione solo al pensiero di com'era questa chiesa veneranda, antica, bella, fisica e come oggi la vediamo e la possiamo contemplare. E se ringraziamo il Signore in primo luogo, Eucaristia vuol dire inno di ringraziamento al Signore, non possiamo non ringraziare quelli che si sono fatti artefici di questa somma benevolenza del Signore verso di noi e verso la stessa città di Gaeta. Grazie allora al dottor Cesare D'Amico, grazie al signor Sindaco e al Comune per tutto ciò che ci hanno potuto dare, anche se la macchina burocratica è a rilento. Ci vuole benzina, signor Sindaco, ci vuole benzina e senza freni tirati. Ringrazio l'architetto Mancini, ringrazio il carissimo Erasmo Coccoluto, ringrazio l'ingegnere Antonio Ritucci e tutti la Sacer che ha collaborato molto con il dottor D'Amico, tutti quelli che si sono fatti promotori, artefici, manovali, architetti di questo gioiello che è San Giovanni a Mare. Con la celebrazione di questa sera a Gaeta e alla Chiesa viene ridato un gioiello di arte del 1100-1200 e pensate, queste colonne che vedete sporche di bianco, fino a 10 giorni fa anch'io avevo detto pulite, tutte sporche, l'hanno imbiancate quegli ignoranti che hanno fatto questo. Invece dalla scoperta fatta quella colonna laggiù, tutte queste colonne erano dipinte e lì abbiamo trovato un affresco nel fare uno squarcio per evidenziare quella colonna. Lì c'è una bellissima figura, forse una Madonna, con incisioni scritte che sono del 1100 e tutte queste colonne probabilmente, quasi sicuramente, erano dipinte con pitture del 1100, mentre quelli che vedete sono affreschi del 1200-1300, anche 1400 se vogliamo, questo qui. Questa chiesa, forse perché vicino al mare, forse perché costruita con reperti diseguali, ha subito tanti restauri. Pensate, questa colonna l'hanno messa storta e si sono raddrizzati nel capitello. Vedete, questa è inclinata, eppure il capitello è in asse con la base. Hanno messo sui capitelli ciò che era avvenuto a Ravenna, i pulvini. A Ravenna sono pulvini intrecciati e scolpiti. Qui hanno messo un dado di pietra per dare maggiore slancio agli stessi archi. La stessa cupola ripete stilemi orientali, sicoli, arabi, normanni. Quindi questo è un coacervo di elementi che forse per la propria struttura così disomogenea negli anni ha cercato per forza di collassare. Un primo restauro nel 1600 che tolsero parecchie cose da questa chiesa per poter poi con gli elementi presi da questa chiesa arredare varie chiese.